Io andavo sempre là. Oh, anni fa. Poi smisi di andarci. Mi piaceva quel posto. Ero sempre lì in quel posto. Prima che partissi. Proprio prima. Abbia a che fare con la mia partenza. Erano tutti vecchi, più vecchi di me. Ma ascoltavano sempre quando parlavo. Parlavo troppo. Ecco l'errore. In fabbrica lo stesso. Se si lavorava io parlavo, se non si lavorava io parlavo lo stesso. E quelli. Tutti quelli lì. Stavano a sentire quanto dicevo. Tutto andava bene. Il guaio era che io avevo delle allucinazioni. Non vere allucinazioni, erano. Io. Mi sentivo di poter vedere chiarissimo. Tutto vedevo. Tutto chiaro. Tutto questo. Tranquillissima. Ma forse mi sbagliavo. Comunque, qualcuno deve aver detto qualcosa. Io non ne ho saputo. Questa bugia ha fatto il giro. Io mi accorgevo che la gente diventava strana in quel bar in fabbrica. Non capivo. Poi un giorno mi portarono in un ospedale, un po' fuori. Mi portarono lì. Io non volevo. Comunque, ho provato di venire via più di una volta. Non era facile. Mi hanno fatto delle domande. Mi hanno fatto ogni genere di domanda. Bene, io ho detto quando volevano saperlo, quali erano i miei pensieri, ecco. Un giorno, un tale, questo tale, dottore, suppongo, primario, una persona importante, forse no, mi ha chiamato da lui. Detto che avevo qualcosa. Ha detto che avevano finito le analisi.
fatto vedere un mucchio di carte. Ha detto che avevo qualcosa, dei disturbi. Ha detto proprio così. Tu hai delle allucinazioni.